Cari amici di Technology Blog, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, oggi faccio un veloce confronto fra due terminali Windows Phone completamente diversi, ma era più che altro per fare un raffronto tra un dispositivo un po' più classico, un po' più standard, diciamo così, come l'LG Optimus 7 e un dispositivo un po' più fuori dalla norma come l'HTC Titan. Terminali completamente diversi sotto molti punti di vista. L'LG Optimus 7 nasce come dispositivo che fa parte della prima generazione di Windows Phone, dotato di Windows Phone 7 e aggiornato successivamente, abbastanza recentemente, a Windows Phone 7.5 Mango. A livello hardware, diciamo, le caratteristiche principali: un processore Snapdragon da 1 GHz, 512 MB di RAM, display da 3 pollici e 8 a cristalli liquidi, 3 tasti hardware, doppia fotocamera, fotocamera da 5 megapixel con flash LED. E poi vabbè, le solite caratteristiche Wi-Fi, Bluetooth e via discorrendo. HTC Titan, ultimo arrivato in casa HTC, display da 4 pollici 7 a cristalli liquidi, fotocamera da 8 megapixel, 3 tasti soft touch e solite caratteristiche Bluetooth e Wi-Fi e via discorrendo. Processore da 1 GHz e mezzo, 512 MB di RAM anche lui. Dunque, devo dire che partiamo subito con il fattore dimensioni. Come potete vedere, nonostante il display sia nettamente superiore, le dimensioni totali non si allontanano così tanto. Fa più impressione forse a dirlo che a vederli poi effettivamente affiancati. Indiscutibilmente l'HTC è più grosso perché ha tutta una serie di fattori, il display per primo, che impone una dimensione superiore. Però, come potete vedere, non c'è poi questo abisso che ci si potrebbe aspettare. Soprattutto a livello laterale, addirittura, il Titan è più sottile. In più, devo dire che in mano, sinceramente, l'LG, sì, essendo un po' più stretto, è più alla portata di tutti, diciamo. Si riesce a prendere in mano, chiunque lo riesce a prendere in mano senza problemi. Io ho una mano abbastanza sovradimensionata e devo dire la verità, in mano il Titan secondo me ha una forma fatta talmente bene che non crea nessunissimo tipo di problema. Ci aggiungiamo al fatto che il Titan, nonostante la dimensione, pesa soltanto 3 grammi in più della LG e capite la bontà del lavoro fatto da HTC. Dicevamo, non è un confronto a livello prestazionale, perché ovviamente sarebbe impossibile. Era giusto un confronto per far vedere la differenza tra quest'ultimo arrivato di HTC e uno smartphone che fa parte della fascia classica degli Windows Phone. Ripeto, al momento sono tutte e due aggiornati a Windows Phone 7.5, quindi in teoria, diciamo così, è una battaglia ad armi pari. I display al momento sono impostati entrambi con luminosità massima, lo so, arrivano le notifiche ogni tanto, purtroppo è così. Sono entrambi al momento senza scheda SIM, collegati in Wi-Fi, quindi non c'è, diciamo, nessun fattore teorico che entra in campo a compromettere il test. Dicevamo che poi di test non si tratta, perché c'è comunque poco da testare. Andiamo a vedere. Non so se con la videocamera si riesce a vedere, zoom leggermente. Allora, la prima cosa che salta subito all'occhio, da come lo vedo io, è la differenza di colori. Sono leggermente più scuri e tendono a perdere un po' di definizione, diciamo, soprattutto il bianco, quello della LG, mentre invece sono più accesi e molto, molto più bianchi quelli dell'HTC. Anche il nero, che è una cosa abbastanza difficile da far vedere soprattutto con una videocamera, però se si osserva attentamente il bordo nero, quello dell'HTC è un grigio scuro, invece quello dell'LG è un grigio scuro, invece quello dell'HTC è un nero reale. Quello dello sfondo è molto, ma molto più scuro. Direi che qua si vede abbastanza bene la differenza degli schermi. Ripeto,
Ovviamente parliamo di due generazioni diverse, però era giusto per farvi rendere conto di a che punto siamo come qualità di terminale. Si vede la velocità di scorrimento, è molto buona su entrambe, vedete, anche l'LG, anche se devo dire la verità, è come se quello dell'LG fosse leggermente frenato, mentre invece quello dell'HTC scorre un po' più velocemente. Notate che vabbè, l'LG avendo molte più applicazioni le dividi poi per nome mettendo la lettera iniziale per suddividerle. Andiamo a vedere, a fare un attimo un raffronto nella galleria. Prendiamo galleria, ok, abbiamo anche la batteria quasi scarica. Andiamo su album, che dovrebbero esserci più o meno le stesse foto. Foto, album, ok. Ecco qua, guardiamo qua, e anche qua direi che è evidente la differenza di resa del display. Fa tanto sia il bianco, che sull'HTC è bianco bianco, e invece sull'LG è quasi un bianco ghiaccio tendente leggermente all'azzurino, ma soprattutto anche il nero. Adesso vediamo se zoomando si nota di più. Il nero è abbastanza evidente come differenza cromatica. Fluidità, scorrimento, diciamo che sono più o meno tutte caratteristiche di, anche del sistema operativo, che sono già buone di suo, quindi non hanno, diciamo che i terminali poi non devono lavorare molto in quel senso. Li vedete sempre la differenza di colore, è abbastanza evidente. Però, ripeto, il display dell'HTC a me fa impazzire, mi piace veramente un sacco, ha una definizione veramente notevole. Vi faccio vedere un attimino se riusciamo ancora. Adesso non mi ricordo se è impostata la rete wifi qua, vediamo un attimino, impostazioni wifi acceso. Un attimo che la connetto. 2, ok. Chiedo scusa, mi sono dimenticato di farlo prima. Ok. Un attimo che intanto si connette. Perfetto, ci siamo. Facciamo un test. Browser e browser. Vediamo un pochettino, gli facciamo cercare, trovare una pagina adesso, vediamo, sì, gli facciamo aprire la stessa pagina. Vediamo se riusciamo a farlo in contemporanea. Tanto vedete la differenza di bianco. E qui comunque diciamo che non c'è tutta questa grossa differenza, anzi in proporzione per certe cose fa prima la LG. Però a livello di fluidità, ecco, vedete, la LG tende a quasi fermarsi, a stopparsi, invece il Titan ha un leggero rallentamento. Adesso non so se è dovuto alle impostazioni del browser o alle ottimizzazioni fatte dalle case sotto questo punto di vista. Comunque se la gioca, no? Diciamo che non c'è tutta questa differenza. Andiamo a fare un bello zoom, andiamo a vedere se riusciamo a prendere la stessa parte. Ok, vedete, qualità molto buona sotto entrambi i punti di vista, si vede la differenza del display, siamo sempre lì. Ripeto, io a livello prestazionale, a me già aveva soddisfatto l'Optimus 7 appena uscito sul mercato, perché comunque lo reputo un buon terminale, e secondo me a livello di velocità di sistema Windows, Microsoft ha lavorato molto bene e è riuscito a tenere un sistema operativo veramente fluido e ben utilizzabile. Ripeto, cioè, il resto lo fa
la casa che produce il terminale. Al momento dell'uscita dell'LG erano più o meno sugli stessi standard, diciamo che le differenze fondamentali erano più che altro il tipo di display, perché poi più o meno erano tutti standardizzati. HTC col Titan ha fatto una scelta più radicale, puntando su un terminale decisamente fuori dal comune come dimensioni, e nonostante non abbia ormai i dispositivi di fascia alta, hanno tutti un dual core, un giga di RAM e chi più ne ha più ne metta, caratteristiche che non ha, ma un processore single core da 1 GHz e mezzo e 512 MB di RAM, che comunque sono assolutamente perfette per questo sistema operativo e vengono sfruttate benissimo. E ripeto, a me piace veramente molto, è fatto molto bene. Tra i due, obiettivamente, chiedo scusa, ci può essere la differenza sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda ovviamente la dimensione. C'è poco da dire, ripeto, fa tanto secondo me il livello ergonomico. HTC da questo punto di vista ha lavorato in modo eccellente, dando alla luce un terminale dai materiali veramente eccelsi e con un'ergonomia fantastica. Quindi niente, direi che per il momento è tutto. Cari amici di Technology Blog, vi lascio ai prossimi confronti che non tarderanno ad arrivare. Ciao a tutti dal vostro Alessandro.